26.000 metri quadrati, un investimento di 120 miliardi. Sono le cifre del nuovo euromercato nel centro commerciale Le Gru di Grugliasco, alle porte di Torino, inaugurato questo pomeriggio dal presidente della Fininvest Silvio Berlusconi. Un risultato difficile, ha sottolineato Berlusconi, ottenuto dopo ben 10 anni di ostacoli, di burocrazia e di difficoltà, nonostante il Piemonte sia una delle regioni più afflitte dalla disoccupazione. Ma l'incontro con i giornalisti di Silvio Berlusconi si è trasformato anche oggi in un vivace botta e risposta sui progetti imprenditoriali e politici del presidente della Fininvest. Posso fare una domanda politica? Lei che fa adesso con il suo progetto politico? Lei arriva dall'Inghilterra per fare queste domande, bravo! Da Roma! La situazione è quella che ho ripetuto più volte, sto tessendo una tela. I gomitoli sono quelli che ci sono a disposizione, quindi non dipendono da me. Ho delle speranze, anche se è abbastanza difficile. Mi sembra che non ci sia bisogno di usare il computer, basterebbe per fare le cose di cui il paese in questo momento ha bisogno usare il pallottoliere. Prego. Volevo sapere, se l'Italia fosse quotata in borsa, lei comprerebbe le azioni? Io sono un inguaribile ottimista. Ne comprerei poche, ma ne comprerei. Poche. Daniele Manca del Giorno, volevo fare una domanda relativa alla Fininvest. Questa sua passione per la politica... Non ho alcuna passione per la politica. Allora lei ha detto... Non ho alcuna, ho passione per il mio mestiere, quello dell'imprenditore. Se poi mi si dice, e qua è una cosa che si ripete sempre, francamente sono delle opinioni che... È difficile cancellare. Questa cosa di Berlusconi, che sarebbe, l'ho sentito l'altra sera ancora in televisione, un imprenditore assistito. Ora, io credo che se c'è un gruppo meno assistito del nostro, bisogna indicarmelo, perché non lo trovo. Ho ricordato prima che non abbiamo mai avuto sovvenzioni, che abbiamo sempre pagato fior di tasse, che non abbiamo mai addossato allo Stato licenziati di nessun tipo. Che cosa abbiamo ottenuto noi dallo Stato? Zero. Una legge dello Stato che ci ha diminuito nella nostra dimensione. La legge Mammì. Ecco, attorno a Berlusconi c'è molto interesse e ci sono anche una serie di reazioni. Berlusconi, il leader della Lega Nord, Bossi ha detto... Provincia di Torino, dopo 10 anni di grandi difficoltà, finalmente apre un grandissimo euromercato che occupa centinaia e centinaia di persone. È un po' in controtendenza rispetto a quanto avviene nel torinese, ma anche un po' in tutto il resto del nostro paese. Sentiamo che cosa dice qui la gente in questo grandissimo supermercato. È vero che ci sono voluti 10 anni per aprire questo supermercato? Credo fosse nei piani dell'81. Come mai così tanto tempo per fare una cosa che dà lavoro? Sono cose un po' inspiegabili ed anche incredibili in una Torino in crisi come questa. Che impressione le fa questo centro? Stupendo, bellissimo, fatto bene, per noi è un sogno. Beh, comunque è una struttura questa che è la terza in Europa, quindi senz'altro è valsa la pena aspettare tanto per offrire tanto al consumatore del 2000. E voi siete appena state assunte? Sì, da 15 giorni. Benissimo. Quindi vuol dire che... Se non altro, in un momento di crisi qualcuno assume qui, è vero o no? Certo, dà lavoro a molte persone questo posto, era ora che aprisse. Cioè, però ci sono state tante pastoie burocratiche per aprire questo posto, lo sapevate? Si sono risolte perché è aperto, quindi l'importante è questo. È una cosa positiva per l'economia qui locale, se no altrimenti tanti giovani ragazzi come voi facevano fatica a trovare lavoro, no? Sicuramente per Grugliasco e tutta la cintura torinese è stata sicuramente una grande cosa. Come sarà il futuro? Futuro? Liberismo spero, statalismo mai più. Però le ultime elezioni ha vinto lo schieramento? Le elezioni amministrative sono a sé, non credo che siano schieramenti politici. Quindi secondo lei non si ripresenterà questo tipo di radicalizzazione? Sì, temo di sì, ma mi auguro di no. Berlusconi, partito pronto, lei lo consiglierebbe o no, visto che siamo qui all'euromercato? Sì, direi di sì. Ovviamente va a occupare uno spazio che in questo momento è vacante, diciamo. Quali possono essere gli aspetti positivi di un suo intervento? Beh, penso che risponda alle aspettative di molte persone. L'economia libera, diciamo, l'iniziativa privata, secondo te oggi in Italia è favorita oppure si fa sempre fatica?
Purtroppo si fa ancora sempre tanta fatica, nonostante tutto il pubblico sia dalla parte, credo, del privato, perché comunque privatizzare vuol dire anche avere qualcosa in più, vuol dire essere serviti meglio, vuol dire essere accolti meglio, vuol dire avere magari anche dei prezzi più bassi perché c'è molta più concorrenza. Ne ho assunta, sì. È difficile trovare lavoro qui a Torino? Sì, tanto, anzi siamo state fortunate, ce lo siamo però anche guadagnato. Come te lo sei guadagnato? Facendo tirocinio e lavorando bene, perché poi abbiamo fatto un corso di 200 ore pratico e un corso di 200 ore teorico, per cui non siamo venute qua così. Siete preparate nel vostro lavoro? Sì, sì, siamo anche andate a lavorare a Milano, all'Euromercato di Milano, e quindi abbiamo fatto molta scuola. E qui come va l'economia? Dicono che sia un po' in crisi. Terribile, c'è un calo terribile nell'occupazione, comunque nella possibilità di fare imprenditoria, questo è un fatto reale. Che lo rappresenta secondo lei questa realtà qui dell'Euromercato? Tanti posti di lavoro e poi? E poi un momento di voglia di imprenditoria, che è importante. Si parla tanto dell'impegno del dottor Berlusconi. Pane Bianco qui scrive: lasci perdere Cavaliere, per cui c'è chi, il Corriere della Sera, sappiamo, area Fiat. Allora la Fiat da che parte si colloca? Io farei una battuta citando Chetto, se mi permetto. Chetto ha detto che ci vuole una democrazia dell'alternanza, quindi per fare l'alternanza ci vuole un blocco liberal progressista, liberal democratico. Bene, con chi lo vuol fare? Allora l'MSI non va bene perché sono fascisti, la Lega non va bene perché sono secessionisti, Segni non saprei bene se rappresenta un blocco opposto al suo, visto che ha sostenuto i candidati della sinistra quasi ovunque. Allora devo credere che a Occhetto piace soltanto l'opposizione che non esiste, e quindi mi pare che mangia tutto lui sia francamente ridicolo, semplicemente perché non è democrazia. D'accordo, Berlusconi come lo vede? Ma di nuovo, facendo l'imprenditore come professione, che ahimè in questo periodo non è certamente una posizione piacevole da sostenere, non posso che essere favorevole al fatto che un imprenditore, esercitando quello che è un normale diritto di qualunque cittadino, esprima delle opinioni e si schieri. Credo che sia arrivato il momento per ciascuno di noi, nel rispetto delle idee di tutti, di schierarsi in maniera democratica a sostegno di quelle che sono le proprie idee, lavorando. La Fiat è in crisi, Questo qua è tutto legato all'auto, al mercato dell'auto, e che comunque la gente qua si trova molto male, molto male. Io mi auguro che questo posto dia lavoro a molta gente che ne hanno bisogno, e sono tutti volenterosi, hanno tutti molta voglia di lavorare. Purtroppo quando un imprenditore si mette di puzzo buono con i propri collaboratori per organizzare un qualcosa di positivo a livello commerciale, a livello industriale, a livello editoriale, in tanti altri campi, c'è sempre chi ci mette lo zampino per diversi motivi. Con questo è capitato così anche qui per questo centro, Le Gru, a Grugliasco. Ma la situazione di Torino è una situazione, come tutti sappiamo, abbastanza pesante, data anche la crisi delle grosse aziende che ci sono nella zona di Torino, alla Pininfarina, alla Fiat, che sappiamo sta chiudendo gli stabilimenti. E aprire una iniziativa del genere in una città come questa è chiaro che dà, per i giovani in particolare, infatti qua il 90% sono tutti giovani, al primo impiego, quindi è un fatto credo nettamente positivo. I problemi è che bisogna cercare disperatamente di cambiare le cose, di farlo in fretta e rispondere con i fatti e rispondere con queste cose qua. Qui una dimostrazione di operatività, di crescere, di dare del lavoro a delle persone, e questo è molto bello, e questo è un fatto, e quindi si risponde con queste cose e cercando di costruire. È vero che ci sono molte aziende che, dico, licenziano, cassa integrazione e così via? Certo, certo, da sentir dire la FIA fa paura, questi 5.000 che dovrebbero essere licenziati, quindi... Che significa per Torino una roba del genere? Una crisi profonda che ci aspetterà veramente un domani molto nero. Col cliente come bisogna comportarsi? Educatamente, disponibile, è tutto ciò che segue. Perché il cliente è la fonte del lavoro, quindi va sempre trattato bene. Ma per i giovani c'è lavoro o no? Dipende, qua... Il torinese, qui sì, siete fortunati voi ragazzi però. C'è molta crisi, ma sono molte fabbriche chiudono. Per essere assunta qui cosa hai dovuto fare? Degli esami, un corso? Ho fatto una domanda di lavoro e poi ho fatto un corso. Anch'io. Ho fatto tutto bene, quanto tempo ci hai messo per arrivare qua? Un anno. Ma lei lo sa che ci hanno messo 10 anni qui per aprire questo centro? Lo so. C'erano delle pastoie burocratiche. Tanti imbrogli, almeno quello che si sente dire. Ho già lavorato in un ingrosso. Tu? Anch'io, ho già avuto esperienza. Io ho lavorato come in un pastificio, quindi. Io ho lavorato in un carcere. In un carcere? Cosa facevi, la carceriera? Sì. E com'era? Meglio qui o meglio là? Ma
meglio qui. Perché la politica non vuole questo tipo di realtà? Perché forse sono... Io dico che una certa politica non vuole. Quale, la dica? Quale politica? È contro? La politica delle sinistre. Certo. E perché? Beh, dovessi dirle con precisione... Ma per lo statalismo? Per lo statalismo, sì, anche. Contro l'iniziativa privata? Contro l'iniziativa privata e contro a quei baracconi che mangiano solo un sacco di soldi. Lo Stato? Lo Stato, esatto. Non è che il problema che è la zona che licenzia oppure le fabbriche che chiudono, è il gruppo nostro che è vincente. Da noi esiste 40.000 dipendenti senza un cassa integrato, guarda caso. Di conseguenza questo cosa vuol dire? Che noi sul mercato ci proponiamo in prima persona perché siamo soltanto vincenti. Quindi è la capacità di offrire un buon servizio? Certo, è la nostra capacità, la nostra della nostra società, di incentivare il mercato e spingerlo a tal punto che noi siamo vincenti, perché 40, ripeto ancora una volta, 40.000 dipendenti senza un cassa integrato, secondo me, è all'avanguardia. Non esiste in Italia uno che può vantare tanto. La gente compra, spende soldi? Speriamo di sì, speriamo, lo vedremo domani. Con i prezzi che abbiamo spende sicuramente molti soldi. Non c'è... Ci sono i soldi o no? Perché poi il problema è capire se ci sono. Ma con questi prezzi tirano fuori tranquillamente, non c'è problema. Dunque, come vedete, qui a Grugliasco, provincia di Torino, le cose vanno abbastanza bene, vanno cioè in controtendenza. Nonostante la crisi, qui si va avanti, si assume molti nuovi lavori per molti giovani. Tanti auguri, grazie per l'ascolto, arrivederci da Giorgio Medaille e da Qui Italia.